Allora, dove si cambia? Allora, la relazione è molto interessante perché parliamo di sonno, stress e infiammazione. L'ha nominata Massimo, l'ha nominata Rico. Insomma, andiamo a prendere un aspetto che secondo me è molto, molto trascurato. Ovviamente non girano le slide. Faccio come si, perché non vanno? Forse è staccato. Ovviamente questo argomento è troppo vasto e non vi tedio oggi, però lo affronteremo nella scuola di alta formazione, affronterò sia la fibromialgia che la problematica del sonno, perché veramente poi nella fibromialgia sapete bene che la problematica del sonno è molto molto presente. Io perché mi sono appassionato a questo argomento? Perché praticamente ho fatto in ospedale con uno pneumologo, abbiamo fatto tante polisonnografie, venivano le persone che avevano problematiche col sonno. Ho anche persone che erano stanche, avevano stanchezza, eccetera, eccetera. Dicevano di dormire bene, facevamo le polisonnografie e c'era il problema, perché praticamente noi dobbiamo dormire bene sia in quantità che in qualità. Cioè il fatto di non svegliarci che non ci svegliamo, non è detto che tu hai dormito bene la notte, perché magari non hai superato la veglia, la linea. Quindi magari sei sempre nelle fasi superficiali, però non ti stai svegliando, non ti svegli, però quel sonno è devastante. Adesso vi faccio vedere perché è devastante. Vedete cosa fa una deprivazione del sonno? Cioè, problematiche a livello centrale, periferico, eccetera, eccetera, metabolico, veramente sono tante le problematiche. Quindi possiamo affermare che il sonno è uno dei fattori epigenetici più importanti, ma come ho messo, trascurato. Perché nel report S-Drive, come avete visto e come ho fatto vedere pure ieri in un caso clinico, perché poi non ho fatto in tempo a mettere gli altri due, molto spesso appare sonno. Ho capito, ma appare sonno, Giorgio l'ha detto prima, ma che dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo agire sulle cose, non possiamo dire vabbè, hai problematiche del sonno, prenditi una benzodiazepina o prenditi la ziapina, come dice qualcuno, e prenditi la ziapina e finiamo là. In un vecchio convegno che feci con Luca Speciani parlai dell'effetto di queste benzodiazepine proprio sui disturbi del sonno. E vedete che i disturbi del sonno c'è l'insonnia. Ci sono le OSAS, pericolosissime le OSAS, quando si va manca l'ossigeno, quindi ipossia. C'è la narcolessia, entrano in gioco molecole come la nesfatina 1, l'orexina, quindi ci sono delle cose che oggi non vi posso raccontare, ma veramente è molto complesso il discorso. Quali sono i benefici? Guardate qui, uno pensa ancora veramente siamo al punto che qualche professionista pensa che nella fase del sonno il cervello si spegne. Assolutamente no, anzi, l'attività cerebrale è più alta. Questo visto con le onde e con tutte le frequenze, eccetera, eccetera. E guardate i benefici, no? Rigenerazione. Sulla salute cardiovascolare, sulla salute mentale, cognizione, umore, quindi vedete quanti vantaggi abbiamo su un sonno ristoratore. Quindi, affrontando potenziali disturbi del sonno, si può migliorare la nostra salute, però lo dobbiamo, poi vi dirò, ho messo
qualcosa di interessante. Ecco quelle onde che dicevo prima, perché ovviamente noi abbiamo tanti fattori esterni, bellissimi tutto il discorso che abbiamo fatto in questi due giorni sull'elettrosensibilità, sulle onde elettromagnetiche che vanno a disturbare il sonno, i bambini che usano il cellulare e questi cellulari disturbano il sonno. E quindi praticamente questo va ad inficiare su tutto un sistema che è sulla salute dell'organismo. Ecco, questo è quello che vi volevo far vedere. Questa è la struttura del sonno, questo è quello che dicevo prima. La persona ha nella notte fasi REM e non REM che si alternano. Questa è una fase che ho preso proprio da una polisonnografia buona, no? Quindi se uno ha un tracciato del genere, bene o male, possiamo dire che dorme bene. Vedete, se supera la fase REM, c'è una fase di soglia, di veglia, vedete quando ci si sveglia, e lì abbiamo il risveglio notturno. Però se stiamo sotto e stiamo in prossimità del REM, la persona dorme, non si sveglia, però il sonno è di cattiva qualità. Guardate qui che cosa succede. Questo è un sonno non ristoratore. Questo è un dramma. Cioè, vedete le oscillazioni che ci sono? Cioè, questo è un quadro che veramente dimostra come sì, il paziente mi dice come dormi? Bene. La mattina come ti sei svegliato? Una pezza. Stanchissimo, stanco. Allora dobbiamo, ecco, nell'anamnesi, importantissima, far raccogliere queste cose, però quando c'è da dire, c'è da approfondire, bisogna vedere queste cose qui, no? Anche. E poi, guardate, il sonno, abbiamo detto, come fattore epigenetico importante, ma ci sono dei fattori epigenetici a sua volta che lo infastidiscono. Lo stress, bevande nervine, alcol, la nostra alimentazione occidentale di oggi, dipendenza digitale, l'infiammazione, che con il buon caro Mauro scriveremo un libro già nel 2025, è già progettato Mauro, sull'infiammazione, e quindi è anche Giorgio. Comunque, alla fine, guardate che, quindi vi rimanga questo concetto: sonno fattore epigenetico e il sonno inficiato da altri fattori epigenetici, quindi vedete che è una cosa che tira l'altra. E qua ho messo degli studi, giusto per dire, sonno disturbato e la sua attribuzione allo stress, qui del 3 settembre 2022, la cattiva alimentazione, ho messo anche la dipendenza digitale, sonno, abbiamo stressato, vi ho detto in questi giorni questo concetto, 5 giugno 2022, cioè non stiamo parlando di studi antichi, ma sono studi presi, fatti, ed è difficile anche farli bene. Poi sonno e infiammazione è del novembre 2019, quindi vedete c'è tanta letteratura su questo discorso qua, ma esistono vari orologi biologici nel nostro organismo. Quando vanno in tilt, voi pensate che cos'è l'orologio biologico? Ne esiste uno a livello centrale, ma addirittura c'è un orologio biologico anche nel microbiota, anche nell'intestino. Vari organi hanno orologi biologici, e quando questi orologi biologici vanno in cronodistruzione, quindi alteriamo questo sonno-veglia, abbiamo un caos. Abbiamo obesità, sindrome metabolica, malattia cardiovascolare, tumori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è da, vedete qui, la cronodistruzione riduce i livelli di melatonina, quindi riduce i livelli di leptina. Oggi non so chi parlava della leptina, a me speciale mi insegnò, dici, se tu in un libro di nutrizione non leggi leptina, caccialo via il libro di nutrizione, prendere un altro. Cioè, ho sentito qualcuno che diceva, c'è qualche professionista ancora che non sa che cos'è la leptina, e invece è fondamentale, non solo per il senso di fame, per il neuropeptide Y, per la gluten red protein, ma per il discorso metabolico che c'è. E poi ci sono ridotti anche, vedete, livelli di GH, ridotta crescita muscolare. Si dice che il muscolo si allena di giorno e cresce di notte, ma con un sonno ristoratore.
Quindi possiamo affermare, questa vi rimanga come slide diciamo chiave, carenza di sonno che provoca bassi livelli di leptina, di secrezione leptinica, e aumento del peso corporeo, perché quando la leptina viene secreta in maniera non buona, comincia ad agire male sull'asse ipotalamo-ipofisi-tiroide, sull'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, sull'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi, sull'asse ipotalamo-ipofisi-muscolo. Quindi praticamente vedete che tutto il sistema metabolico va in tilt. Ma ci abbiamo anche alti, vedete, bassi livelli di leptina, alti livelli di grelina, aumento del senso di fame, la persona diciamo che comincia ad avere anche disturbi del sonno, comincia anche ad avere anche fame notturna, no? La grelina in pratica. Dopo due soli giorni di privazione di sonno, vedete, abbiamo meno 18% della leptina, più 28% della grelina, più 24% di fame, eccetera, eccetera, eccetera. Ma solo due giorni, E questo è quello che vi volevo dire prima. Vedete la leptina che va a livello ipotalamico, tutti prima si erano concentrati su quei due, sul neuropeptide Y, eccetera, eccetera, ma la leptina va a fare un lavoro bello presente sugli assi metabolici. Questa è un'altra slide che vi prego di fotografare perché è importante, perché la leptina venne prima additata semplicemente per quel discorso di sopra, ma il discorso di sotto sugli assi è molto importante. Inoltre, e questo è c'è lo studio, perché in ogni slide vi ho riportato lo studio, tanto le slide vi rimangono comunque, l'aumento di fasi REM comporta una riduzione della concentrazione della leptina. Poi qui ho riportato che studi di laboratorio, vedete che mancanza di sonno è obesità e diabete, e l'abbiamo detto prima, quando abbiamo la cronodistruzione. Ma il sonno non è coinvolto soltanto nell'aumento del peso, ma qualcuno in prima fila l'ha detto, ma infiammazione, perché praticamente uno dice non dormo bene, ma ha detto aumento di peso, è pure infiammato, sì, pure infiammato. Infatti ci sono studi che dicono, da uno studio del 2014, vedete che quello che è emerso, che chi dormiva meno di 5 ore e mezzo, ma nello studio parla anche di, ovviamente sono anche di cattiva qualità, non solo di quantità vi ho detto, rischio di 2,2 volte maggiore di aumentare i livelli della proteina C reattiva. Quindi vedete, un soggetto infiammato, e questo è lo studio. Quindi poi ce n'è un altro pure studio che dice che non solo chi ha insonnia aumenta la proteina C reattiva, ma anche l'interleuchina 6, che avete imparato a conoscere con il Covid, no? Ma guardate l'interleuchina 6 che va a livello ipotalamico, fa secernere la CTH, va sui surrene, va a far liberare cortisolo, va sul fegato, determina aumento della... Quindi vedete è un caos, è tutto collegato, ecco prima si parlava di sistemi, è tutto veramente collegato, non dobbiamo scollegare. Io ho avuto un paziente francescano che mi diceva che nel 1200, prima del 1200 tutto era collegato, lo spirito, la mente, il corpo. Dopo il 1200 si è scollegato tutto. Adesso dobbiamo cercare di unire i pezzi, perché solamente così, come diceva Enrico prima, solo così possiamo fare una strategia, qualcosa per aiutare le persone, se no altrimenti operiamo in modo scollegato. Chi si occupa del microbiota si occupa del microbiota, il sonno, i problemi del sonno, ti do la ziapina, scusate ziapina, e bla bla bla, insomma, perché poi questi farmaci hanno effetti sul sonno, c'è veramente un devastante, e non solo sul sonno. Poi vedete, questa è un'altra slide che ho riassunto, vedete lo stress cronico, il distress aumenta i livelli di cortisolo, disturba il sonno, mi alza i livelli dell'insulina, mi fa resistenza insulinica e mi crea infiammazione. Questa è da fotografare, perché veramente è come se veramente lo stress disturba il sonno porta a livelli alti di insulina e poi mi crea infiammazione. Quindi praticamente è come chiudere il cerchio in questo caso, no?
associata, vedete, poi la resistenza insulinica alla resistenza leptinica, perché non vi voglio far mancare nulla oggi, no? Perché c'è anche la resistenza leptinica, cioè nel senso quando questa leptina ha una secrezione più veloce e trova resistenza a livello ipotalamico, e quindi in questo caso vanno di pari passi resistenza insulinica e resistenza leptinica. Questa è una slide fondamentale, perché qua ti dice lo stress col cortisolo va a ridurre il sonno perché ti riduce la melatonina. Vi ricordo però che la melatonina, come è stato detto oggi, non è soltanto che regola il ritmo circadiano, ma è un potente antiossidante la melatonina, e oggi qui viene data soltanto a 1 mg, in Italia, quando in America viene data a dosaggi più alti. Vedete come la melatonina mi va poi a inibire la formazione viene meno, quindi vengono più alti i radicali liberi. Il cortisolo mi fa liberare interferone, ma mi va a creare disbiosi, mi va a creare quindi lo stress mi fa aumentare il grasso viscerale. Infatti chi è sotto stress ha sempre la pancia, il grasso sul girovita, e non se ne va neanche con le cannonate. Cioè, perché dici, va bene, faccio quella dieta, sei sotto stress, dobbiamo agire su questo aspetto. Quindi, stress sono quindi in relazione infiammazione. Questa è importante, ve lo volevo dire, questa è la via del triptofano chinurina. Questo è importante perché l'ho riportato anche nel libro della fibromialgia, vedete come? Triptofano forma la serotonina e poi la melatonina attraverso quindi dei cofattori importanti come la vitamina B6 e l'esterosilmetionina, vedete quelle cose che poi il TSS drive ci dà. Ma guardate cosa succede, che l'infiammazione di basso grado, lo stress cronico e anche la mancanza di vitamina B6, anche livelli alti di estrogeni, portano alla formazione, cioè fanno un furto del triptofano formando la chinurina, che è un metabolismo neurotossico, quindi viene meno, anche perché è venuta meno la B6, è venuta meno l'enzima CAT, praticamente con la meno formazione dell'acido chinurico. E quindi praticamente abbiamo la formazione dell'acido chinolinico, nomi importanti, solo per questo ho fatto paura, però insomma capiamo che è importante questa via qua, perché nella fibromialgia questa è una cosa molto importante da sapere. L'infiammazione è alla base di quasi tutte le patologie. E vedete, sonno, stress e infiammazione, ora possiamo dire finalmente che sono molto intercorrelate. Chi mi chiedeva, con la Barbara Suzzi, che non vedo più, non so dove sia andata, è fuori la Barbara Suzzi, faremo qualcosa sul sonno, perché abbiamo nella fibromialgia, vedete come la qualità del sonno influenza il dolore, e come a sua volta uno studio del 2024, questo è di aprile-giugno 2024, come invece la fibromialgia influenza la qualità del sonno. Quindi avete un rapporto di entrambi, e faremo qualcosa anche. Quindi come agire? Ovviamente andando a ristabilire lo stile di vita, andando a far secernere meglio la leptina, cercando di bevande nervine, in particolare il caffè, assunzione di zuccheri semplici, teniamoli lontani perché l'infiammazione peggiora anche il discorso del sonno, abbiamo detto c'è quell'attività bidirezionale, gli affettati, gli alcolici, perché l'alcol magari ti può dare quel senso di piacere, però poi ti fa dormire una schifezza la notte, occasionalmente può andare, però il problema è che noi ne abusiamo di queste sostanze. Istamina e istamina liberatoria. Chi ha problemi col sonno deve eliminare questi alimenti, perché provate a farlo. Chi veramente non riesce a dormire, la lista degli alimenti con istamina e istamina liberatoria non è lunghissima, però provate a farlo e vedete. Chiudo con salto qualcosa, ma volevo farvi vedere
quello che ho trovato sul, vabbè, c'era il alimenti che rilassano, ci sono tanti alimenti che però poi nella scuola di alta formazione diciamo faremo, ma volevo farvi vedere il dilemma del triptofano, non ve lo sto qui a raccontare. Alleati del sonno, vedete qui, sono quei famosi cofattori, quindi che noi vediamo dal test S-Drive, quindi vediamo che se ti manca, se manca lo zinco, la B5, quindi tutte quelle cose che sono segnate nel test, noi li dobbiamo però poi applicare. Ecco, per esempio questa è la via della sintesi della melatonina, oppure vedete questa è la via della, vedete dove si lega il glutammato, vedete c'è il magnesio, c'è anche ci sono anche altri importanti minerali. Andiamo sulla nutraceutica, però mi fermo sul self food ovviamente per onorare il compleanno del self food, che ho trovato questo studio perché dici va bene, se tu stai dormendo, se stai russando o hai le osas hai ipossia, ma se tu dormi male anche hai ipossia. E quindi in pratica questo studio, che è del 1 novembre 2018, parla di ipossia, altri ritmi circadiani, questi cambiamenti possono avere un'influenza sul sonno. Quindi dare il self food può migliorare veramente il sonno, ed è da provare veramente, perché forse non l'avrete mai sentita sta cosa, perché il sonno, vi ripeto, è un aspetto che viene poco considerato. Grazie. Wow.